Intervengo per chiedere ancora una volta, l'ennesimo, ho perso il conto, alla Presidente Meloni di venire qui in aula per dirci che cosa intende fare con queste deleghe del PNRR. Perché vedete, qui le settimane passano, i giorni passano e quel che era la più grande occasione di rilancio per il nostro Paese, lasciata in eredità dal nostro Presidente, il Presidente Conte, si sta tramutando in un girone dantesco dell'inferno e i colpevoli per me sono chiarissimi. Sono Giorgia Meloni e il suo governo. Però, Presidente, dobbiamo tornare un pochino indietro, perché noi ce lo ricordiamo bene. Io ricordo bene quando Fratelli d'Italia ha voltato le spalle ad un paese che era in ginocchio davanti alla pandemia. E perché lo ha fatto? Perché non ha votato il PNRR. Guardi, Presidente, sa chi c'era tra quegli europarlamentari di Fratelli d'Italia che per ben 5 volte non hanno votato il PNRR? C'era Fitto, quello che è poi diventato ministro. E quando è diventato ministro ha fatto di peggio, Presidente, perché sa cosa ha fatto? Lo ha distrutto quel piano, a botte di tagli, di ritardi, di rimodulazioni. E io, Presidente, capisco l'imbarazzo dei colleghi della maggioranza. Lo capisco perché mi sono vergognata io per loro quando ho sentito un Fitto lì così con le orecchie basse che ammette che se tornasse indietro lo voterebbe il PNRR. Però la cosa più vergognosa è una sola, che si è verificata oggi, e cioè che abbiate scelto di mandare proprio lui in Europa. Dopo i disastri fatti, c'era solo un posto in cui dovevate mandare il ministro Fitto, a casa sua, non in Europa, a rappresentare i nostri interessi. E allora chiariamo subito una cosa. Ma cosa ce ne facciamo di un italiano che va in Europa se poi fa le politiche contro gli italiani? Perché essere italiani con questo governo non è garanzia di difesa degli interessi nazionali. E se non mi credete, faccio una semplice domanda a quest'Aula, Presidente. Una semplice. Chi ha siglato il patto di stabilità e crescita che è un cappio al collo per l'Italia per i prossimi anni? Uno straniero? Non mi pare proprio, mi pare che sia un italiano, un'italianissima, con nome e cognome, e cioè Giorgia Meloni. E perché lo ha fatto? Perché lo ha fatto? Io l'ho capito, noi l'abbiamo capito oggi perché l'ha fatto. Perché ha accettato questo folle patto di stabilità? Perché da un lato si è chinata agli interessi della Francia, della Germania, e dall'altro cosa ha avuto in cambio? Una poltrona. Cosa non si fa per una poltrona? Altro che patriottismo, altro che sovranismo, altro che difesa degli interessi degli italiani. Però, Presidente, a me stupisce un'altra cosa. Mi ha stupito, mi rivolgo ai colleghi del Partito Democratico, vedere il Partito Democratico che si piega a votare Fitto e vedere di nuovo Meloni e Schlein votare allo stesso modo. E allora è proprio a loro che mi rivolgo, Presidente, tramite lei. Ma vi rendete conto che avete premiato con il vostro voto in Europa una persona che l'Italia l'ha già tradita? L'ha già tradita! Poi, Presidente, io penso che evidentemente a qualcuno vada bene così, però io non dimentico che non è la prima volta, perché avete tradito l'Italia seguendo la folle linea di Gentiloni in Europa, non avendo votato contro il patto di stabilità. Mi riferisco sempre ai colleghi del Partito Democratico. Io colleghi, non dimentico, colleghi, Presidente, tramite collega. Lei. No, no, collega, collega, aspetti. Collega Fornaro, collega Mendola, colleghi, non è uno stadio questo, è un'aula parlamentare. Chi vuole la parola la richiede. Colleghi, ci sono io qui per questo, però. Allora, collega Appendino, il suo è un ordine dei lavori in cui chiede l'intervento del governo. La prego di stare al tema, naturalmente. Dopodiché, se qualcun altro vorrà... Ha il microfono spento, collega, quindi io qualunque cosa stia dicendo non la sento. Dicevo, la prego di stare al tema. Dopodiché, chiunque vorrà la parola la chiede, non interrompendo la collega Appendino, che ha 1 minuto e 20 secondi residui del suo tempo. Prego, aspetti che si accenda il microfono. Ok, prego. Vede, Presidente, io la ringrazio, ma assolutamente in tema, perché il voto di oggi ha avvallato la transizione militare di questa nuova Europa, che vota sì agli Eurobond per finanziare le armi, anziché la scuola e la sanità. Allora io mi chiedo, ma se battagliamo insieme, e dobbiamo continuare a farlo, per la sanità pubblica, per la scuola, per la difesa dei più deboli, ma come si fa a dare fiducia, successo oggi, e mi riferisco tramite lei ai colleghi, a chi invece va in direzione opposta e ce l'ha già dimostrato con i fatti? E allora, Presidente, io penso che qui purtroppo siamo di fronte a un voto, un'alleanza,
che ha fatto sì che von der Leyen sia stata incoronata quella che io posso definire solo in un modo, la regina dell'austerità e del riarmo. E allora chiudo, Presidente. Noi siamo rimasti gli unici a difendere il PNRR, ma lo faremo fino in fondo, perché siamo consapevoli che per spendere 15 miliardi per la sanità va difeso quel piano e significa difendere i cittadini. Lo faremo fino in fondo, Presidente, perché sappiamo che costruire gli asili significa stare a fianco delle madri. Lo faremo fino in fondo perché ammodernare le infrastrutture significa ridurre le diseguaglianze. Allora chiediamo alla Presidente di venire qui, ci dica cosa vuole fare con queste deleghe. Chiediamo alla Presidente di dire sì tramite la maggioranza con quest'Aula a una commissione che velocizzi il Concluda. Piano, l'attuazione del piano, come abbiamo chiesto, perché noi non ci arrendiamo a un governo che butta i soldi non solo in Albania, ma in mare a danno dei cittadini. Grazie.